nei sogni, la violenza come frutto marcio della regolarità della sopravvivenza del debole sul debole, nella noia, nella ricerca del dolore, nell'esaltazione, fine dei percorsi, dei rapporti, la realizzazione nell'esibizione di mediocrità, eroe di scarto che marcia con la bocca aperta, gesti violenti e spersonalizzanti, come rapporti interpersonali snaturati del loro reale coinvolgimento emotivo, sono portatori di una violenza più pericolosa di qualsiasi altra cosa, si intrecciano a comportamenti abituali e vi si radicano come parassiti, rendendoci sempre più dipendenti e rassegnati a modelli asettici. Abbracci, sorrisi e parole di conforto sono il più grande sfregio alla sensibilità umana. Ebola Punks, Ultracore Bastard.
adesso c'è la nostra Bohemia Rhapsody. Il vero degrado è l'abitudine a vivere. Libera interpretazione della vita altrui. Non ci offendiamo se volete andare là dietro che c'è l'ombra. Sportivo. Grazie, siete molto carini. Questa canzone è venuta ad ispirazione da un fatto di qualche giorno fa, una sciocchezza. Praticamente
compagni del magazzino si rifiutano di fare un benefit per gli anarchici di Torino perché dicono che sono più compagni di quelli della Scatasuno e quindi non gli fanno i benefit per gli anarchici. Questa cosa fa molto riflettere e per chi vuole prendersi la briga di leggere questo testo che si chiama Limitazione del pensiero dominante, quando si ripropongono anche in ambienti liberati, si pensa, si crede, in certi casi, le stesse identiche dinamiche. Limitazione del pensiero dominante. Against.